scatta, gli altri perché non scattano? Perché la corrente che passa attraverso è inferiore o uguale allo... perché fino a tale valore differenziato scatta. Quindi in realtà dovrei prendere come riferimento 1 più 0,13 questo è 0,15 più 0,13 lui 0,15, il problema diventa 1,3 ampere di corrente massa che fuscia. E ancora la domanda può essere anche: e se invece ho 38 appartamenti, ognuno il proprio differenziale, più due del condominio, che agiscono sullo stesso impianto di terra, qual è la corrente differenziale che devo considerare? Qual è la massima corrente che può fluire a terra senza far scattare una protezione? Beh, sicuramente parto partendo la prima. Per le altre, quali considerazioni posso fare? Beh, man mano che aumento le linee, ma tutte sono monofasi, è chiaro che mi vanno a creare un equilibrio trifase, quindi diciamo non tutta la corrente poi fluisce nel terreno, ma nel mondo si annulla. Quindi con diciamo, una buona saggezza si potrebbe considerare la corrente più elevata differenziale più un terzo dei differenziali moltiplicato per un coefficiente di queste correnti che non fanno scattare il differenziale. Ripeto, anche in questo caso, se io uso come dispersione tutti i discorsi, tra virgolette, accademici, che servono però a dare eleganza alla relazione tecnica, nella speranza che questo possa fruttare qualche per mille in più sulla parcella. Ma perché ci deve essere questa corrente dispersa? Finalmente delle norme CEI. La 64.8.3 la mette in evidenza questo aspetto, e cioè richiamando le norme sulla compatibilità elettromagnetica che danno per scontato che un'apparecchiatura che abbia una corrente nominale minore o uguale a 4 ampere possa immettere nel piede, quindi avere come corrente naturalmente dispersa fino a 2 millesimi di ampere. Quindi se ho un'apparecchiatura da 1 kW o 800 watt la vado a collegare, questa dispersa 2 millesimi di ampere, non posso dire che è fuori norma. Chiaro, è perfettamente a norma, fino ad arrivare diciamo, a apparecchiature da 2 kW e passa che posso arrivare a 5 millesimi di ampere. Allora, se stiamo in un ufficio e abbiamo una marea di computer, ricominciate a vedere quanta di questa corrente possa andare a terra. Tant'è che la C648V3 richiede che la corrente, io faccio il calcolo, la misura di questa corrente naturalmente dispersa, il differenziale deve essere di valore tale per cui sia, diciamo, superiore dispersa. Quindi si può fare sottrarre il 30% della corrente differenziale deve essere comunque maggiore o al massimo uguale alla corrente. Quindi le correnti disperse naturalmente ci sono. Anche nelle abitazioni, perché anche qua noi abbiamo ormai apparecchiature regolari, diciamo, elettrodomestico moderno che possiamo incontrare. Che ne ha parlato una serie di aspetti funzionali di questi differenziali, il professor Baggio, mentre ne viene soltanto che tipo B è poco diffuso perché questi sono i rapporti al tipo B, quindi mettendo X il costo di del differenziale di tipo C. Quindi per i sistemi TT abbiamo già visto come dimensionare la resistenza di terra, cioè quale numero devo raggiungere della resistenza di terra, che è la prima parte diciamo, dell'impianto di terra. Nei sistemi PNS, che sono gli utenti connessi alla rete pubblica di media tensione, noi abbiamo due condizioni di guasto aperto, l'una sul lato bassa tensione, del trasformatore, e l'altra sul lato media tensione. Una caratteristica dei sistemi TMS qual è? È che la corrente di guasto a terra, guardate, non finisce nel terreno. Nel terreno fluisce quella quota parte che l'uomo riesce a portare a terra, che è piccolissima davvero, Quindi questa corrente invece è una corrente molto elevata,
perché è un vero e proprio cortocircuito, attraversa solo i conduttori e, udite udite, non attraversa né la resistenza di terra, ma nemmeno il conduttore di terra, che vi ricordo è quel conduttore che collega il nodo di terra al dispersore. Quindi questi due soggetti, resistenza di terra e conduttore di terra, nei sistemi TNS non possono essere dimensionati con vincoli derivati dal guasto a terra in bassa tensione. Vedrete la regola di dimensione. Questa corrente molto elevata attraversa l'impianto e non attraversa l'uomo, qui non ce ne frega assolutamente niente, anzi, il fatto che sia così elevata cosa vuol dire? Vuol dire che se faccio la protezione con interruzione automatica del circuito, quasi sempre anche il magnetotermico è in grado di più direi che perfino in taluni casi perfino i fusibili sono in grado di farlo, però diciamo non è un'abitudine italiana. Vedremo invece che il conduttore di terra sul lato MT e come faccio la protezione sul lato di bassa tensione? La norma richiede semplicemente che la protezione a monte del punto di guasto intervenga entro 0,4 secondi, 5 secondi, dipende dalla protezione del circuito, se maggiore 32 ampere o minore uguale 32 ampere, ovvero la logica qual è? Che la corrente di guasto si devo essere sicuro che il relè dell'induttore a monte è eccitato e comanda un intervento adeguatamente. Se il circuito ha una protezione superiore a 32 ampere, addirittura dovrei andare a verificare come posso verificare. Se no, entro 0,4 secondi, sto parlando ovviamente dei sistemi IMS alimentati a 400 a 400. Tra 0,4 e 5 non fate molta differenza, questa verifica, se avete un consiglio, fatta sempre sulla... Quello che c'è è che la variante della norma 6486, mandati di richiesta pubblica, la parte sesta, quella sulle verifiche, prevedeva che la verifica non fosse più che il G maggiore o uguale di Conan, ma che diventasse i due terzi della corrente di guasto, già di per sé in grado di fare intervenire la protezione, come peraltro prevede la norma CN 60204-1 che riguarda l'equipaggiamento elettrico delle macchine prodotto, diciamo, dal comitato tecnico di cui il collega Matera credo sia il segretario, diciamo, segretario operante, no? Perché si fa questo? Perché quando faccio la verifica o il calcolo, io prevedo il valore di resistenza per la temperatura ambiente. Quindi le temperature possono arrivare a 160 gradi per PVC, 250 gradi per la gomma, salvo le resistenze, diminuisce la corrente di guasto. Inoltre è una corrente molto elevata, determinare a sua volta una corrente di guasto. Tanto la misura parte con l'impedenza, l'usatore di impedenza nello di guasto, tanto diciamo che l'usatore di impedenza nello di guasto serio lancia nell'impianto corrente dell'ordine che poi al massimo no, molto più basse dei kiloampere che potremmo avere a bocca trasformatore per esempio, no? E inoltre tutti i calcoli vengono fatti per guasti franchi, quindi diciamo per guasti non franchi diciamo dovremmo prevedere correnti che siano più bassi. Questo quindi ci serve per andare a dimensionare, a coordinare il conduttore PE con la protezione sul lato BT. Ma ripartiamo dalla resistenza di terra. Prima condizione, sono collegato a un impianto di terra globale, un impianto di terra che in un'area che può essere tanto urbana quanto di zona industriale si viene a determinare per la connessione di più impianti di terra delle cabine del distributore. Questo porta due vantaggi, una superficie quasi equipotenziale estesa geograficamente e la possibilità che la corrente di guasto
venga ripartita su più impianti di terra, in una qualche maniera comunque distinti e distinti no, distanti, volevo dire, l'uno dall'altro. Quindi il caso in cui la lettera che mi manda il distributore, che mi deve comunicare le condizioni di qua su a terra, mi dice che l'utente, il pianto di terra che devo realizzare deve soltanto garantire la connessione a terra, cioè non è richiesto misurare. L'unica misura che devo fare è la misura di contenuto. Però la norma C016, che è la regola tecnica, quindi va attuata, prevede necessariamente che si faccia un, come dico, modello base di dispersore. Quindi dispersore afferma a 06 deve essere unico, cioè impianto, cabina consegna Enel e partenza linea nostra devono avere un unico impianto di terra, quindi un anello integrato con una maglia, con quattro dispersori agli angoli. Il distributore è tenuto a collegare la terra dell'utente al proprio impianto. Tre cabine collegate in serie da parte del distributore tramite le calze dei cavi di media possono portare a una riduzione della corrente che fluisce veramente a terra del 70% rispetto alla corrente di guasto in connetto. La corrente in connetto che ci viene comunicata alla rete dell'Enel o del distributore è la corrente drenata. Poi che succede quando va verso terra? Succede questa è la corrente di guasto che ha in questa cabina. Arrivati in questa cabina la corrente trova tre strade. No, una parte fluisce a terra nell'impianto di quella cabina, altra parte se ne va sullo schermo del cavo che va a monte, l'altro sullo schermo del cavo che va a valle. Arrivato su questa cabina si ripete, l'altra parte se ne va sulla cabina a monte, e tutto questo porta quindi a un concetto che la ICONE, cioè la corrente che fluisce veramente a terra, è molto minore della ICONE. Inoltre questi potenziali con ripidità notevole, ripartizione delle correnti, noi riusciamo a depotenzializzare di più il terreno e a ridurre la corrente che fluisce a terra, che determina la tensione di contatto, che scende da questo valore rispetto a zero a quest'altro valore. Questa cosa abbiamo anche verificato con un progetto fatto con ricerca di sistema tra più università, coinvolto anche il IMQ, in uno studio prenormativo che ha voluto verificare, quindi Enel ci ha messo a disposizione, Enel era il capofila di questa ricerca, ci ha dato a disposizione una rete nel Piemonte che era sicuramente spuria da altre interferenze, in cui abbiamo fatto il cortocircuito ai personelli e abbiamo misurato in tutte le cabine l'andamento delle correnti. Che succede quando la corrente fluisce a terra per guasto sul lato mediatensivo? Ovviamente il punto di immissione della corrente nel terreno c'è cioè un innalzamento del potenziale, che è il massimo verso terra, questo viene chiamato terra lontana, che è quella che resta a zero volt. Guardate, questa tensione, che è la massima che io ho verso a zero volt, viene chiamata UConè, tensione totale di terra, ed è uguale alla resistenza di terra nel terreno. Voglio farvi notare anche il fenomeno, da questo lato io non ho altri dispersori, quindi il potenziale degrada velocemente, quindi questo è un lato pericoloso. Dall'altro lato invece io ho una serie di dispersori, per esempio qua sono presi una serie di anelli o di dispersori orizzontali, che quelli addolciscono la discesa del potenziale, che poi ricasca di nuovo giù quando non trova un altro dispersore, poi c'è l'altro dispersore che lo rinalza e così via di seguito. Ed è compito che anche l'uomo è in grado di creare le potenziali. Quindi infatti noi distinguiamo tra tensione a vuoto e tensione sotto carico. Quando l'uomo tocca, la tensione di contatto scende. E quando facciamo la misura a vuoto, senza i milliohmi in parallelo, facciamo una misura pessimistica. Un altro fenomeno che possiamo notare è che se esiste un collegamento tra
un punto a terra all'esterno dell'impianto, un punto a terra all'interno dell'impianto, questi determinano i potenziali trasferiti, nei due sensi. Un senso qual è? Che questo potenziale, diciamo, questo 0 volt può essere trasferito qua, se non faccio un collegamento, se non ci fosse questo collegamento, volendo che questo non è una presa a spina, un tubo dell'acqua, d'accordo? Allora se da questo lato io ho un guasto a terra, questo potenziale viene trasferito tutto qua. Viceversa, quando c'è un guasto a terra nel mio impianto, il potenziale viene trasferito dall'altra parte. Questi sono i potenziali trasferiti. Quindi i pericoli che noi abbiamo sono derivati dalla tensione di contatto che si viene determinata per la quindi sulla bassa tensione sopra. Quali sono le curve di sicurezza, tensione tempo e media tensione? Sono state modificate, le curve sono queste, qua trovate tabellati i valori, 50 per 22, ma anche diciamo sulla guida C. Indipendenza del tempo di permanenza del guasto è ammissibile una certa tensione di contatto. Quindi se il mio distributore dice che il guasto a terra permane per mezzo secondo, vuol dire che le tensioni di contatto ammissibili sono 229. Se invece ho una messa a terra con un sistema con bobina di Peters e terra risonante, quindi l'intervento sarà sempre tempi molto maggiori di 10 secondi, la tensione di contatto ammissibile è 81. Bene, se torniamo qua alla figura precedente, se un CONE è la massima tensione che si può verificare rispetto a 0 volt, che un uomo non può pescare naturalmente, è chiaro che se già un CONE è minore di questo valore, il mio impianto è sicuro, punto, c'è bisogno di fare misure di tensione di contatto. Quindi troviamo un vincolo per poter progettare l'impianto di tempo, che basta dire che la resistenza di tempo sia minore o uguale della tensione di contatto massima ammissibile diviso la corrente che fluisce a tempo. Questa corrente, per ragioni di sicurezza, la posso rendere uguale alla inconnette con la corrente di guasto. A questo punto la cosa è semplice, prendo la lettera dell'ente o del distributore, metto qua il valore della corrente che mi viene indicato. Leggo quanto è il tempo di permanenza, vado sulla curva, metto sulla tabella, leggo qual è la tensione di contatto massima ammissibile, la metto in questa formuletta, il mio impianto sarà sicuro se la sua resistenza è inferiore a questo valore. Ovviamente questa condizione è una condizione, cioè se nell'impianto mi viene che la UCONE è maggiore della UTP, mica è fuori norma l'impianto. Quello che devo garantire è che la tensione di contatto con T sia minore o uguale alla UTP in tutti i punti dell'impianto. Per fare questo dovrò fare, per verificare questo aspetto, dovrò realizzare una buona connessione equipotenziale e dovrò fare le misure dopo aver realizzato l'impianto. Perché le curve vengono diverse? No, qua c'è un'altra cosa che volevo dire, però la diciamo dopo. Queste le avete già viste prima, me le ha fatte vedere il professor Bagini, queste sono le curve di sicurezza del percorso mano sinistra due piedi, e diciamo che il ci dice secondo la zona C1, C2, C3, C4 quali sono le condizioni di pericolosità o le conseguenze che si vengono a determinare. La curva di sicurezza corrente tempo per la bassa tensione è interna alla C, mentre per la media tensione si prende la curva C2, che è la curva che ci dà una probabilità di fibrillazione del 5%. Ecco perché vengono curve diverse. Quindi io uso una curva corrente tempo diversa, il percorso è diverso, due mani due piedi sulla bassa tensione, una mano due piedi sull'alta tensione. I soggetti non garantiti sono soltanto il 5% della bassa tensione e il 50% di media e alta tensione. Sotto i piedi ho una resistenza di 200 ohm in condizioni particolari, 1000 ohm in condizioni ordinarie, 0 ohm per la media e alta tensione, almeno in sede di progetto e prima verifica dell'impianto di messa a terra.
Guardate che la norma parla anche di tensione di passo, tensione tra due punti della superficie terrena, distanza di un metro tra loro, distanza che si assume come lunghezza del passo di una persona. Vabbè, qui diciamo, in questo caso, chi è corto è mal calato, cioè nel senso se la cava meglio, non è mal calato, è ben calato, se c'è un passo inferiore. Cosa dice la norma? Dice: verificando il rispetto delle condizioni previste per le tensioni ammissibili di contatto, si ritengono soddisfatte anche le condizioni per le tensioni di passo. Cioè non si fanno controllare le tensioni di passo una volta che sono soddisfatte quelle di contatto. Perché? Perché la pericolosità. Allora, attenzione, quando sono soggetto a tensione di passo, la corrente ha un percorso piede-piede. Quindi questo fattore di percorso mi dice che per avere una corrente ugualmente pericolosa, quella del percorso mano-sinistra, due piedi, devo diciamo, avere una corrente 25 volte superiore. Questo perché il percorso piede-piede è subaddominale, subdiaframmale, quindi diciamo, non coinvolge muscoli, organi vitali, anche diciamo, la banale battuta del fatto che, come dico sempre, se fossi più giovane sarei preoccupato del fatto che vengo sottovalutati i ruoli di alcuni organi sviluppo dell'umanità, però a parte la battuta è chiaro che il cuore e il polmone non sono coinvolti questo tipo di fenomeno. Inoltre, quando ho il percorso piede-piede, ho due resistenze di contatto verso terra, quella del piede sinistro e quella del piede destro. Mentre invece quando ho la tensione di contatto, queste due resistenze sono in parallelo. Quindi ho una resistenza quattro volte più bassa come contatto terra uomo rispetto alla tensione di passo. Per questo motivo la tensione di passo è stata determinata. Allora abbiamo visto anche quale valore di resistenza dovrei cercare di raggiungere con la media alta tensione. La norma, la guida, richiama tutte le formule per poter fare un calcolo predittivo della resistenza di fondazione, che è quella già più efficace di tutte quante. Ovviamente per applicare queste formule serve la resistività del terreno, resistività media che può essere misurata con uno strumento a 4 morsetti. Ricordate, se avete quella a 3 morsetti, per la misura volta amperometrica della resistenza non va bene, ma c'è bisogno di quella quanto possibile. I dispersori sono fatti certi materiali, di cui data la tabella. Occhio a due cose: lo scopo della dimensione dei materiali che compongono il dispersore, lo scopo di rendere resistenti meccanicamente e alla corrosione, d'accordo? Occhio a un'altra cosa: non tutte le dimensioni dei dispersori vanno bene anche per un dispersore che deve svolgere la funzione di dispersione della corrente di flusso. Quindi state attenti, perché se voi avete ipotesi che domani si debba realizzare un piano di captazione con vogliamento di revisione del dispersore, anche per il dispersore, ma dubbio, il pozzetto si fa o non si fa? È obbligatorio il pozzetto? Il pozzetto non è obbligatorio assolutamente. Queste sono tutte immagini che sono previste in stampa sulle guide, sulle norme CEI. Vedete, il pozzetto quasi mai è presente. In realtà è molto meglio che non ci sia, perché il pozzetto è un punto di corrosione dell'impianto. Come vedete, infatti, proprio per la corrosione viene fatta una protezione in tubo per la uscita del conduttore di terra verso il nostro, diciamo, nodo. Sempre per la corrosione, ovviamente la norma richiama l'attenzione sulle connessioni dentro e da fare quando abbiamo metalli di due botte galvaniche diverse. Arriviamo al conduttore di terra, d'accordo? Che è quello che collega il dispersore al nodo principale di terra, che resiste alla corrosione, agli sforzi meccanici, e deve resistere alla corrente di guasto. Quindi il suo dimensionamento dipende dalle condizioni di posa e dalle condizioni di guasto. Pistone esistente TT, ma siccome è attraversato dalla corrente di guasto a terra sul lato a bassa tensione, va dimensionato come il più grosso dei PE che ho sull'impianto.
però sempre con dei valori minimi, perché se non ho nessuna protezione né contro la corrosione né protezione contro la corrosione, devo andare con 25 mm quadri minimo se un rame, 50 dispersore, 50 mm quadri se un ferro zincato. Se ho la protezione millimetri quadri, protezione corrosione vuol dire che ho un isolamento intorno, no? Se ho protezione meccanica e protezione contro la corrosione, vale la regola del PN, d'accordo, come regola. E invece, attenzione, nei sistemi PN come faccio? Beh, devo stare attento a un altro guasto di cui il distributore mi dà informazione, è il guasto doppio a terra sul lato media tensione. Supponete che noi abbiamo un guasto a terra sulla rete, ovvio. Dopodiché, per le sovratensioni transitorie che si vengono a manifestare, salta un giunto da qualche altra parte e fa un guasto a terra su una fase diversa. Questo viene chiamato guasto doppio a terra, o come dicevano gli americani, cross country fault. Se questi due punti sono molto ravvicinati, coincide con il cortocircuito bifase franco. Quindi la corrente di guasto sarà bifase, o quella di guasto doppio a terra massimo, sarà radice di 3 diviso 2 per la corrente di cortocircuito trifase. Quindi se la corrente di cortocircuito trifase è 12,5 kilo a terra, quella del guasto doppio massimo da considerare è 10,8 kilo a terra. Normalmente il distributore dà un tempo di intervento delle sue protezioni 340 millesimi secondo. Come si menziona con il quadro T. La formula per trovare la sezione è questa qua, tutti questi coefficienti sono forniti dalla norma stessa. Per fare i conticini veloci veloci, per farvi capire che non c'è da spararsi, in realtà per 10.800 ampere tempo di intervento di 340 millisecondi, conduttore in rame, con temperatura iniziale 20 gradi, finale 300 gradi, potete abbassare questa temperatura secondo isolando i materiali vicini, però basta una sezione da 32 mm quadri, e cioè 35 mm quadri. Nodo di terra, ovviamente, che sia tale da poter staccare singolarmente ognuna dei collegamenti a terra, d'accordo? E soprattutto che abbiano delle indicazioni indelebili di dove va a finire questo conduttore, questa corda, questo piede, perché passa, può esserci attaccato in tubula. PN sino ai collegamenti di potenziali principali, alle montagne di PE, così via. Allora, arriviamo alla scelta del PN. Il PE, diciamo, ha di avere delle sezioni minime, che però sono ridicole, 4 mm quadri, se non fa parte della conduttura, 2,5, se invece è protetto meccanicamente non fa parte. Se il PE comune ha più circuiti, cioè abbiamo una passerella metallica con più circuiti, il PE va dimensionato per il più elevato dei conduttori in protezione. Ovviamente si può utilizzare un conduttore lungo. Anzi, voglio dire, è assurdo che molto spesso si vada a mettere una protezione tipo l'FG7 di un tempo, l'FG16 diciamo, attuale, e non si vada a mettere l'FS17 perché, tra l'altro, il conduttore unipolare FG non ha il colore giallo-verde, c'è la sole multipolare, più anime, quindi diciamo c'è anche il problema di non poterlo avere giallo-verde. Ma non c'è necessità di isolarlo il PE può essere, ripeto, un nulla. Inoltre, fino alla compatibilità elettromagnetica, è opportuno che il PE viaggi sempre con la linea elettrica di alimentazione per ridurre i loop verso terra, che possono creare forze elettromotrici indotte quando ho un fulmine a terra, non su un impianto, e nelle vicinanze. Come posso dimensionare il PE? In due maniere, una è quella geometrica. Quindi 16 per la sezione di fase prima 16, 16 mm quadri tra 16 e 35, metà della sezione di una sezione da 150 mm quadri e la metà fa 75, cosa devo mettere? Il 95 che è maggiore? No, la norma parla di sezione unificata più prossima. Non c'è bisogno di andare su quella superiore, perché questo dimensionamento geometrico è già un sovradimensionamento. Se invece faccio il dimensionamento con il quadro T, cioè con questa
formuletta che però noi non applichiamo così perché lo facciamo andando a vedere le curve dell'inquadro T del distributo,